Un tragico errore, così il Pentagono ha definito la morte di 7 bambini afghani uccisi quando un drone a Kabul ha attaccato e colpito un veicolo sbagliato, facendo in totale 10 vittime. Il generale Kenneth McKenzie si è scusato in quella che di fatto è stata l'ammissione di un errore da parte del Pentagono, scusandosi con i familiari delle vittime. Nei giorni in cui i talebani avanzavano alla riconquista del paese, in contemporanea con la ritirata delle truppe degli Stati Uniti, il Pentagono aveva lanciato l'attacco al veicolo perché sospettava che a bordo ci fossero persone associate all'ISIS-K, una diretta minaccia alle forze degli Stati Uniti, ad esempio kamikaze diretti verso l'aeroporto di Kabul. L'autista ucciso era invece un dipendente di un'organizzazione umanitaria americana ed insieme a lui sono morti anche i 7 bambini. Ha spiegato il generale McKenzie: questo attacco era stato lanciato nella ferma convinzione che avrebbe sventato una minaccia imminente alle forze e agli sfollati dell'aeroporto, ma è stato un errore e presento le mie sincere scuse, assumendosi la piena responsabilità di quanto accaduto.